Quando abbiamo iniziato a mangiare ogni cosa ci capitasse accanto e anche il corpo dell'altro quando per caso cascava, c'era come un suono di acqua oltre i nostri denti, un moto immenso che indietro ci proiettava. Laura Acerboni. Amazzonia in Le fiamme. risorse stanno per finire. I ghiacciai del pianeta si stanno sciogliendo. Siamo ospiti, ospiti scomodi, maleducati e scortesi. Di un pianeta che presto o tardi ci presenterà il conto di ciò che abbiamo consumato. E la cosa peggiore è che ci sentiamo padroni del mondo e quindi legittimati a distruggere ciò che ci circonda. E noi lo sappiamo, e come se lo sappiamo, ma questo non ci disturba, ci fa sentire potenti, alimenta il nostro ego, perché in fin dei conti non siamo altro che puntini insignificanti in un mondo troppo grande da essere controllato. Abbiamo da sempre avuto il bisogno di possedere ciò che non ci spetta, di prevaricare su tutto e tutti. Siamo convinti di essere fondamentali per il pianeta, di essere gli unici in grado di ordinare un mondo disordinato. Ma non impegniamoci a cambiare, tanto è così da sempre. E sapere quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora durano e procedono come prima, dove esse credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli. Giacomo Leopardi, Operette morali.